Un popolo che ha lasciato una traccia indelebile della propria memoria, una civiltà che ancora deve svelare molti dei misteri legati alle sue origini. Stiamo parlando dei Guanci delle Canarie. I Guanci furono una popolazione indigena delle isole Canarie, in particolar modo dell'isola di Tenerife. Infatti, nonostante la vicinanza spaziale delle sette isole, le società pre-europee delle isole Canarie non formarono mai un gruppo che permettesse di spiegare nel loro insieme le loro culture. Cerchiamo di vederne i tratti principali e di comprenderne le possibili origini etniche e culturali. Da quanto gli studiosi sono riusciti a comprendere fino ad oggi, l'organizzazione sociale e politica dei Guanci differiva da un'isola all'altra. Alcune erano sottomesse a un'autocrazia ereditaria, mentre in altre le autorità venivano elette. A Tenerife, ad esempio, tutte le terre appartenevano ai capi che le affittavano ai loro sudditi. Sull'isola di Gran Canaria il suicidio era invece considerato onorevole e in occasione dell'instaurazione di un nuovo capo, uno dei suoi sudditi lo onorava volontariamente gettandosi da un dirupo. Su alcune isole era praticata la poliandria, mentre su altre la monogamia. Questi pochi elementi ci dimostrano l'esistenza di una notevole eterogeneità culturale tra le sette isole, a dimostrazione di come differenti popoli li avessero raggiunte nel corso dei millenni. Proprio sulle loro origini, negli ultimi anni sono stati compiuti diversi studi genetici molto interessanti. Nel 2003, un gruppo di studiosi guidato da Maca Meyer ha estratto 71 campioni di DNA mitocondriale da guanci, da corpi di guanci sepolti in diverse isole intorno al 1000 d.C. I corpi esaminati sono risultati avere le più strette affinità genetiche con i moderni berberi marocchini, piuttosto che con gli attuali canari e con gli spagnoli. Gli autori dello studio hanno suggerito che i guanci discendessero da migranti provenienti dal Nord Africa continentale legati appunto ai berberi e che i guanci abbiano contribuito per circa il 42-73% al patrimonio genetico materno dei moderni canari. La studiosa Rosa Fregel nel 2019 ha invece esaminato sempre il DNA mitocondriale di 48 corpi di guanci sepolti in tutte le isole Canarie. Sono stati trovati portatori di lignaggi materni caratteristici sia del Nord Africa che dell'Europa e del vicino Oriente, con derivazioni da gruppi eurasiatici centrati intorno al Mediterraneo. È stato suggerito quindi che alcuni di questi aplogruppi eurasiatici fossero arrivati nella regione attraverso migrazioni dell'età del rame e del bronzo dall'Europa, quindi in un periodo che si colloca all'incirca tra il 4000 e il 3400 a.C. La diversità genetica è risultata essere la più alta a Gran Canaria, Tenerife e La Palma, mentre a Lanzarote, Fuerteventura, in particolare La Gomera e El Hierro, avevano una bassa diversità invece. Sono state rilevate anche delle differenze genetiche significative tra i guanci delle isole occidentali e quelli delle isole orientali, il che ha supportato l'idea che i guanci discendessero da due distinte ondate migratorie. Un gruppo di studenti delle università portoricane ha condotto invece uno studio sempre sul DNA mitocondriale che si trasmette di madre in figlio a differenza di quello paterno, che ha rilevato come la popolazione attuale di Puerto Rico possieda un'elevata componente simile a quella degli aborigeni guanci, in particolar modo quelli dell'isola di Tenerife. Nel 2017 uno studio internazionale ha dimostrato invece come una piccola parte degli aborigeni guanci abbia avuto come parenti i primi agricoltori europei provenienti dall'Anatolia, cioè la Turchia attuale. Questi dati sono stati scoperti grazie all'analisi del genoma, dimostrando come le migrazioni degli agricoltori durante l'espansione neolitica, circa 7000 anni fa, fossero giunti proprio fino a queste isole in pieno Oceano Atlantico. Gli studi genetici condotti fino ad oggi dimostrano inderogabilmente un'origine estremamente eterogenea di questi popoli, ma nonostante tutto, dei guanci sappiamo ancora veramente poco, quasi nulla. A parte alcune incisioni simboliche indecifrabili all'interno delle caverne,
questo popolo non ha lasciato pressoché alcuna testimonianza scritta della loro storia. Le uniche informazioni disponibili sono quelle che furono raccolte dai cronisti, storici ed esploratori spagnoli in seguito alla conquista avvenuta a partire dal XIII secolo. Fisicamente i guanci si presentavano generalmente alti di statura, i maschi adulti avevano un'altezza di circa 1,80 m, quindi per quell'epoca molto alti, di corporatura robusta e possente. Avevano quasi tutti la pelle bianca e molti di loro i capelli biondi o rossi e occhi azzurri o grigi. Gli uomini inoltre portavano delle lunghe e folte barbe. Un dato ricorrente che si trova in diversi libri che riguardano i guanci vuole che quando gli spagnoli nel XIII secolo approdarono sulle isole Canarie ed entrarono in contatto con i suoi abitanti, questi ultimi rimasero scioccati perché questo popolo avrebbe ritenuto di essere l'unico sopravvissuto a un'antica catastrofe. Ho fatto ovviamente molte ricerche cercando negli antichi testi spagnoli e non solo questa leggenda o questa tradizione, ma devo essere sincero, non sono riuscito a trovarla da nessuna parte. Pertanto non posso confermare la sua genuinità e forse, come succede non raramente, questa tradizione potrebbe essere anche un'interpolazione moderna. Però cambia poco, perché già il fatto che le indagini genetiche abbiano dimostrato come i primi abitanti provenissero dall'Anatolia e risalissero al 5000 a.C. è qualcosa di davvero sconcertante, così come lo sono le famose piramidi che, soprattutto a Tenerife, dimostrano senza ombra di dubbio conoscenze astronomiche e architettoniche uniche nel loro genere. Il fatto curioso è che quando gli spagnoli giunsero sulle isole vi trovarono una cultura più unica che rara. Questo popolo o questi popoli vivevano ancora in grotte naturali o artificiali che decoravano con figure astratte o geometriche, simboli misteriosi formati spesso da spirali e triangoli in modo del tutto simile a quanto aveva fatto l'uomo di Cro-Magnon nell'era glaciale. Scavavano nel tufo le proprie architetture, creando dei colonnati quadrati scolpiti nelle pareti di roccia. Erano pressoché rimasti all'età della pietra, non conoscevano la lavorazione dei metalli e usavano ancora utensili di pietra, osso, legno, conchiglie e terracotta. Direi una bella dicotomia. L'aspetto sconcertante riguardava però la loro cultura, che si dimostrava, sotto altri aspetti, estremamente complessa ed evoluta, soprattutto dal punto di vista sociale. È noto infatti che normalmente le società cosiddette primitive non possedessero classi né gerarchie di un certo livello. I guanci invece avevano re, principi, nobili, dinastie, una classe sacerdotale ben organizzata e una casta di guerrieri come se fossero stati a tutti gli effetti una vera società urbana. La trasmissione ereditaria della regalità in alcune isole avveniva per via materna, nonostante l'autorità fosse generalmente detenuta dagli uomini. Possedevano inoltre una scrittura alfabetica stranamente simile all'alfabeto libico parlato nelle regioni del Sahara dai Tuareg e dai berberi di etnia caucasica. Gli spagnoli constatarono inoltre che le donne godevano degli stessi diritti, direi per fortuna, degli uomini e supposero che forse in passato la società dei guanci si fosse originata da una struttura matriarcale simile a quella della Creta arcaica o della Sicilia delle dee madri. Per esempio, una regola consuetudinaria proibiva ad un uomo di rivolgere la parola per primo ad una donna, obbligando ad aspettare pazientemente che fosse quest'ultima a farsi avanti. Per quanto riguarda la componente maschile della società guanci, ancora oggi vengono ricordati i nomi di antichi re ed eroi che governarono prima dell'arrivo degli spagnoli e che in quel momento si opposero fieramente per oltre un secolo alla loro conquista. Si ricorda Tinerfe, da cui prese il nome l'isola di Tenerife, Pelinor, Bencomo, Acaimo, Doramas, per citarne alcuni. Sul pontile del porto di Tenerife si possono ammirare le statue dei re guanci chiamati Menseyes. Curiosamente, al momento dell'arrivo degli spagnoli, il territorio guanci era suddiviso in 10 distretti,
ognuno governato da un mensei. A Güímar, sulla costa orientale di Tenerife, a metà degli anni 80 vennero invece alla luce alcune costruzioni piramidali, ciascuna costituita da 5 gradoni di pietra lavica di forma rettangolare. Ne avevamo già parlato in un video di qualche anno fa, dove mi ero recato personalmente sul posto, ed è comunque sconcertante ancora oggi notare la loro somiglianza con quelle sudamericane, mesopotamiche, delle Mauritius e delle Azzorre, così come di moltissime altre sparse in tutto il mondo. Le piramidi originariamente erano 9 a Tenerife, ma ne sono rimaste soltanto 6. Vennero scoperte, studiate e rese note al mondo dal lavoro del celebre ricercatore e navigatore norvegese Tore Heyerdahl, del quale ci siamo occupati numerose volte, che mise in evidenza come le piramidi possedessero un preciso allineamento e orientamento astronomico. Tutte le piramidi infatti presentano sul lato occidentale una scalinata, salendo la quale è possibile seguire il percorso del sole nascente sia nel giorno del solstizio d'inverno che in quello del solstizio d'estate. La presenza di piramidi viene comunque segnalata già nel 1632 dal frate francescano Juan de Abreu, che ne descrive alcune anche sull'isola di La Palma. Oggi non ci sono più, purtroppo. Il cronista riferisce inoltre che tali costruzioni erano state costruite a imitazione di una sorta di piramide naturale, così c'è scritto, costituita da un solo blocco di roccia che veniva chiamata dai guanci Idafe, nome di una misteriosa divinità alla quale era consacrata. Del poco che conosciamo della religiosità dei guanci, sappiamo che credevano anzitutto in un dio creatore superiore a tutti gli altri, che chiamavano in vari modi: a Coran a Gran Canaria, a Caman a Tenerife, era Oran a El Hierro, a Bora alla Palma, Orahan alla Gomera. Alcuni studiosi lo ritengono addirittura identificabile con il dio egizio Amon. Adoravano anche Majek, il dio del sole. Credevano inoltre che l'anima immortale di tutti gli uomini provenisse dalla luce del sole e fosse della sua medesima sostanza. Quindi, conseguentemente a tale credenza, i guanci ritenevano che tutti gli uomini fossero i figli divini e immortali di Majek e che dopo la morte sarebbero tornati nel suo regno di luce. Culti solari del genere si svilupparono poco prima dell'inizio della nostra era in tutta l'area mediterranea e tali credenze erano vive anche nelle civiltà precolombiane, in Messico come in Perù, nonché presso molteplici popolazioni native dell'America settentrionale. In Sud America veniva attributato per esempio il culto alla grande Dea Madre, che veniva chiamata Chaxiraxi, denominata la madre del sole o colei che governa il mondo. Parlavamo all'inizio del video dell'origine anatolica e berbera dei guanci, non escludendo ovviamente anche che gli stessi vichinghi vi fossero approdati, nonostante ad oggi non si siano trovati elementi sufficienti per corroborare questa ipotesi. Tuttavia il fatto curioso è che i guanci non praticassero la navigazione, al punto da non sapere nemmeno costruire una zattera e di non essere mai entrati in contatto con le popolazioni che addirittura abitavano le isole vicine. Questo dato si pone come un controsenso incomprensibile e ancora oggi totalmente senza risposta. Studiosi di lingua germanica videro nei guanci discendenti dei Vandali che anticamente avevano invaso il Nord Africa nel periodo della caduta dell'Impero Romano. Quest'ipotesi avrebbe spiegato il loro aspetto, non invece la loro lingua, nella quale non si ritrova alcuna influenza di tipo germanico, né tanto più la loro totale ignoranza nelle tecniche di navigazione, così come di costruzione di barche. La loro lingua infatti somiglia più all'antico idioma berbero, parlato in parte ancora oggi in alcune regioni dell'Atlante e dell'Algeria, in cui ci si può imbattere talvolta in nomadi berberi dalla pelle chiara e dagli occhi azzurri. L'analisi scientifica ha dato una possibile soluzione a questo enigma mediante appunto lo studio della forma dei crani e l'analisi del DNA delle mummie che erano state ritrovate in catacombe all'interno di grotte nelle isole Canarie. Con sconcerto si scoprì che i guanci appartenevano all'antichissima specie dei Cro-Magnon, che comparve più o meno improvvisamente in Europa circa 35.000 anni fa e che popolò l'Europa fino alla fine dell'ultima era glaciale.
Gli antropologi riconobbero delle corrispondenze genetiche con i baschi, i longobardi, i togar siberiani e incredibilmente anche con gli indiani Dakota del Nord America, più noti con il nome di Sioux. Si scoprì che queste popolazioni discesero dalla Francia e dalla Spagna verso lo stretto di Gibilterra per poi popolare la zona del Sahara che al tempo dell'ultima era glaciale non era un deserto come oggi, ma un immenso altipiano denominato dagli antichi autori greci e latini Lago Tritonide. Il mare Mediterraneo al tempo era molto meno profondo di adesso e l'arcipelago delle Canarie formava vari isolotti piuttosto grandi, divisi dall'Egitto da fanghiglie impenetrabili e appunto dal lago Tritonide, alle cui estremità oceaniche sorgeva il Monte Atlante. L'altopiano paludoso che esisteva al tempo nel Sahara occidentale, nell'età greco-romana, era chiamato Lago Tritonide, appunto, o Palude Tritonide. Si tratta dell'attuale Shott el-Jarid, una depressione salata che si trova nella Tunisia centrale, nei pressi della città di Gafsa, oggi notevolmente ridimensionata rispetto a un tempo e, diversamente da allora, ben più arida. È da notare però il fatto che nell'area in cui risiedono gli attuali berberi, ai piedi sempre della catena dell'Atlante, varie prospezioni geologiche dicono che in passato si trovava un grande mare interno, oggi prosciugatosi e probabilmente appunto da identificarsi con il lago Tritonide citato dagli autori classici e nominato da Apollonio Rodio come il luogo in cui naufragarono gli Argonauti. Alcuni studiosi hanno ravvisato questo legame anche nel nome con cui i berberi del Marocco e dell'Algeria si riferiscono a se stessi, Amazigh, estremamente simile al termine Amazzoni. Vi sono poi alcune tribù berbere della Tunisia indicate con il nome di figli della sorgente e sorgente nella loro lingua, aggiungerei guarda caso, si dice Attala. Secondo i linguisti infatti il fonema Atl è da ricondurre all'acqua non solo nella lingua dei berberi sahariani, ma lo ritroviamo persino in quella degli Azzechi, i quali chiamano il luogo da dove anticamente giunsero i loro antenati Aztlan, un'isola continente sprofondata sotto i flutti del mare da cui loro fuggirono. Gli antichi egizi sostenevano che a ovest dell'Egitto vivessero i Libu, da qui il nome odierno della Libia, loro acerrimi nemici dai capelli biondi o rossi e dagli occhi azzurri, che portavano in testa diademi di piume, allo stesso modo dei nativi americani, mi viene spontaneo di dire. Negli annali egizi tali popolazioni sono incluse tra i popoli del mare, di cui abbiamo parlato anche recentemente, dei quali si pensa facessero parte anche gli Shardana, gli antichi abitatori della Sardegna, ai quali l'isola ovviamente deve il suo nome. Effettivamente una parentela di sangue tra i Guanci e gli Shardana è molto plausibile, non è stata ancora ad oggi indagata, ma è molto probabile, e tutti questi riferimenti al mare e alla navigazione però continuano a contrastare con la totale ignoranza che avevano i Guanci nella navigazione marittima. Plinio il Vecchio riferisce inoltre che secondo Giubia, re di Mauritania, i cartaginesi avrebbero visitato l'arcipelago intorno al 50 a.C. sotto la direzione dell'esploratore Annone e lo avrebbero trovato totalmente deserto. L'avrebbero però trovato disseminato di rovine ciclopiche di una civiltà precedente e a quel tempo scomparsa. Riguardo alla testimonianza cartaginese, che riferisce di una totale assenza di popolazioni sui territori delle isole Canarie, però molti studiosi ipotizzano che non si procedette a un'esplorazione dettagliata dell'arcipelago, ma i visitatori si fermarono solo su poche isole. C'è da dire poi che i Guanci, probabilmente impauriti da questi navigatori che arrivavano sulle loro coste, si nascosero anche, quindi è possibile che i Guanci già vivessero in quelle zone ma che non si fossero fatti vedere. D'altro canto, un altro autore antico riferisce che durante le loro esplorazioni avevano trovato le isole Canarie popolate da una razza di rossi satiri, così viene detto, con tutta probabilità un epiteto usato per indicare una popolazione dai capelli rossi.
Questa descrizione degli abitanti è perfettamente in linea con le caratteristiche fisiche e somatiche degli ultimi residenti delle Canarie, i guanci appunto incontrati dagli spagnoli all'inizio del XIII secolo. Il vero enigma risultano però essere i resti di questi agglomerati urbani, dal momento che i guanci al momento della conquista spagnola non sapevano edificare abitazioni con la pietra, forse perché i guanci non erano stati i primi abitatori dell'isola, ma non sappiamo nulla di chi vi aveva abitato prima, né tantomeno era rimasta alcuna traccia della sua presenza. Possiamo poi trascurare la tradizione che collega le Canarie, così come le isole Azzorre, al continente sommerso di Atlantide. Platone ci dice che il maremoto che aveva distrutto Atlantide fosse avvenuto ben 9000 anni prima, così come raccontato da un sacerdote egizio del tempio di Sais a Solone circa nel 600 a.C. e riportato poi da Platone appunto nel Timeo. Il periodo in oggetto, ricordo, è quello della fine dell'ultima glaciazione e collegato agli eventi del Younger Dryas di cui abbiamo parlato numerose volte. Da racconto platonico sappiamo che Atlantide era un'isola immensa situata nell'oceano di faccia alle colonne d'Ercole e che gli Atlantidi sarebbero stati una razza quasi di semidei che era degenerata dalla loro origine celeste e si era corrotta mischiandosi con le figlie dei mortali, sicché Giove li avrebbe puniti distruggendo la loro isola e la loro razza. Mi ricorda molto la tradizione dei Nephilim biblici. Proclo, vissuto nel V secolo d.C., invece, ci dice che Atlantide era formata da 7 isole, fra le quali sembra ci fossero anche le attuali Canarie, o meglio la terra emersa che un tempo comprendeva tutto l'arcipelago, e che la più grande di esse, chiamata Poseidonis, dal nome del sovrano che ci governava, esisteva ancora 11.000 anni prima della nostra era. Secondo molte tradizioni antiche, l'isola parzialmente sommersa 11.000 anni fa, le attuali Canarie, non era che una parte dell'Atlantide originaria, mentre il continente stesso, molto più vasto, si sarebbe inabissato in epoche molto più antiche. Cosa dire? Indubbiamente negli ultimi 2 decenni siamo riusciti a comprendere molto meglio una parte delle origini dei guanci, ma rimangono ancora e purtroppo moltissime domande aperte e soprattutto senza una risposta esaustiva ed esauriente. Le particolarità che si legano a queste popolazioni, le strutture piramidali rapportate al loro stile di vita del tutto simile a quello dell'uomo preistorico, insieme al fatto che non sapessero navigare e non costruissero abitazioni, lascia davvero aperte moltissime possibilità e ipotesi, che spero sinceramente potranno trovare prima o poi una risposta.